Oggi parleremo dei documenti digitali SSL, questi documenti elettronici un po' sconosciuti ma molto importanti per il tuo business. Il mondo del web è in continua evoluzione e di conseguenza si evolvono le minacce per gli utilizzatori. Le aziende leader di settore, tra cui spicca sicuramente Google, stanno portando avanti una politica di divulgazione e prevenzione sui rischi online. E i certificati SSL rientrano sicuramente in questa operazione. Infatti, il principale motore di ricerca indica come non sicura una qualsiasi pagina che non sia protetta da un certificato. Presto, di questa informazione ne saranno a conoscenza tutti gli utenti. E immaginatevi la percezione dell'utente finale che passerà dalla dicitura non sicuro nel caso di assenza di un certificato, al lucchetto verde in caso di presenza di un certificato classico, sino al nome in verde per esteso dell'azienda proprietaria della pagina web nel caso di presenza di un certificato di tipo EV, il più sicuro sul mercato. Nel primo caso, ovvero parlando di certificati DV, non si è certi dell'interlocutore o dell'organizzazione con cui si sta dialogando. Nel secondo caso, il visitatore potrebbe vedere un sito uguale a quello che voleva visitare, si sente tutelato dal lucchetto verde e condivide i suoi dati invece con una pagina che li utilizzerà per attività fraudolente. Nel caso invece dei certificati EV, oltre alla cifratura del canale, viene garantita anche l'identità dell'organizzazione proprietaria della pagina che si sta visitando. I certificati EV includono anche informazioni aggiuntive sull'affidabilità dell'organizzazione e viene mostrato il nome per esteso in verde al posto del lucchetto. Se il tuo sito non sarà allineato agli standard più evoluti, rischi che il visitatore lasci immediatamente la tua pagina web, con conseguenze sfavorevoli per il tuo business, oltre a un ritorno di immagine negativo.